Le luci sono accese. Ci sei, Lev? Sì. Cerca ancora. Ok. Prendi la scala. Pronto? Ci sta seguendo. Sono di lì. Resta vicino. Dove sei? Maledetto Jesse. Pensa che non sappia riconoscere loro. Aspetta di vedere questo, stronzo. Lo adorerà. Mani in alto. Allontanati da lì. Allontanati! Stai commettendo un errore. Non girarti, cazzo! Lev, tienilo a tiro. Giù a terra. Mi uccidi come una codarda. Pezzi di merda! Alzati! Su le mani o sparo anche a questo! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella fogna! Cazzo, va bene! Fermati! Basta! Getta l'arma. Getta l'arma! Cazzo! No. So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Aspetta! Lasciala fare! Tommy! Andiamo! Sta qui. Le uscite. Non deve fuggire.
Non voglio vederti mai più. Ehi, tesoro. Che c'è? Ci sono io. Sì, è tutto ok. Tutto bene. Chi è questo bell'ometto, eh? Ah, loro ti piacciono, vero? Guarda che capelli. Dina! Sono in cucina! Beh. Wow! Pubblico esigente! Saluta la zia Talia. Ciao,
zia Talia. Come va, tesorini? Ehi, grazie per i piatti. In cambio metti un po' di musica. Certo, subitissimo. Ti va un po' di musica? Ah, vuoi ballare, eh? Ok. Oh, sì! Amo questa canzone. Tua mamma si accontenta di poco. Vero, sono di poche pretese. Ok, ma guarda come sculetta. Ah, sculetto. Sì. Oh, siamo scatenate. Oh, wow. Oh, ehi! Hey. Stai iniziando a piacermi. Sei strana. Sì, lo so. Ok. Basta, così mi distrae. Lo so! Ok, va bene. Fila. Ok. Oh, ehi, hey, ho lasciato fuori Holly. Puoi andare a prenderlo? Sì, certo. Dov'è? Sul trattore, credo. Prendiamo un po' d'aria. Ehi, Holly, che ci fai qui fuori? Reggiti forte. Sì, eccoci. Beh, carino, no? Ehi, sai cosa? Ti insegnerò a suonare la chitarra. Quando sarai più grande. E avrai smesso di farti la cacca addosso. Va bene. Lo fanno tutti. Ho tante storie da raccontarti. Quando sarai grande. Molto grande. Non so nemmeno da dove iniziare. Sei un patato, un patatone, sei un patato, un patatone. Un patatone, un patato, un patatone. Che bimbone. Sì, il mio cucciolo. Ok, patatone. Torniamo dalla mamma.
Ehi, incidiamo il tuo nome. Bene, ora è ufficiale. Io vado a stendere i panni. La schiena. Ce la fai? Sì, tranquilla. Gli serve il giacchetto? No, sta bene. Ancora? Puoi dirmi di smettere? Devo smettere? Ok, basta, davvero. Vuoi accarezzarla? Qui. Avanti, provaci. Oh, 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 piano, piano, piano. Sì, così. Eccoci qui. Così. Ehi. Ehi. Lo prendo io. Vuoi portare le pecore al fienile? No, tranquilla, faccio io. Sicura? Sì. Ti voglio riposata. Ok, ecco. Coraggio. Infilati lì. Non stare fuori troppo, deve fare il bagnetto. Ormai comando il gregge. Ascoltate, pecore, la cena vi aspetta nel fienile, quindi forza. Neve, nel fienile. Bianchina, su, dentro. Wow, sono tantissime pecore. Secondo te quante sono? Contiamole. Una, due. No, basta, se no mi addormento. Pecorazio? Ehi, ehi, dentro, dentro. Ovidio, diamoci una mossa. Abbiamo decisamente troppe pecore. Ehi, perché non ne mangiamo qualcuna? Sono buone, sai. Senti questa. Cosa fai con la lana di una pecora taciturna? Una sciarpa. Quando sarai più grande, andrai matto per queste battute. Ok, un'altra. Cosa nasce da una pecora forzuta e una mucca palestrata? Un animale con bei muscoli. Sì, questa piace anche a mamma. Ok, gente, a domani. Ehi, perché sei fuori?
fossero. Lo prendo io, va bene? Avanti. Vieni, su, cucciolo. È tutto okay. Mi spiace. Io non so cosa stavo portando. È tutto ok. Ecco qui. Ehi. Addio. Wow. Bene. Non sei più abituata alle emozioni forti. E tu, con chi sei venuto? Ehi, dov'eri? A caccia. È andata un po' per le lunghe. Chi c'è? Vieni, entra pure. Oh. Oh. Ma senti come stringe forte. Ehi, Tommy. Ah, eccoti. Dammi, lo prendo io. Vieni qui su. Vabbè. Ah, sì, ecco. Oh, sì, ce la faccio. Ehi. Ehi. È bello rivederti. Anche per me. Sei pesante. È vero, è un fagottino muscoloso. Come va in città? E Maria? Sta bene. Noi ci siamo presi una pausa. Mi spiace. Ah. Ne abbiamo parlato e ci sembrava, insomma, la soluzione migliore. Ok. Siediti. Voglio mostrarti una cosa.
Sto chiedendo un po' in giro, da mesi ormai. E c'è un tizio che ha sentito la storia. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. Dice che vivono su un tratto di costa, in una barca spiaggiata. Proprio qui. Deve essere lei. Non ci interessa più, ok? Io non posso andare. Lo so. Ok. Credo sia facile dimenticare il passato se sei qui a fare la bella vita. Ehi. Gliela farò pagare. Tommy. Avevi detto così di ritorno a Jackson. Tommy. È ridicolo. Lo tieni un attimo. Sì. Tieni. Ti prendo io. Ti prendo. Ehi. Che cazzo vuoi fare? Niente. Merda, Tommy. Lo sai cosa abbiamo passato? Lei aveva promesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, lo so benissimo. Ma questo è un tuo problema. Stammi a sentire. Avanti, parla, sono tutto orecchio.
Odio queste cose. Non dirlo a me. Oggi il tuo vecchio è stato pesante. Che è successo? Un'altra ramanzina sulle pattuglie. Non andare qua, non andare là. Si preoccupa quando devi uscire in ricognizione. Già. Vedo che sta dando spettacolo. Vi do massimo 2 settimane e tornerete insieme. Non credo proprio. Per caso ti ha parlato? Facciamo una settimana. Ellie! Ehi! Non arrivavi più. Beh, sono qui, no? Dina. Jesse. Vieni. Vi ricordo che domani usciamo presto. Riposatevi. Sì, signore. Sei una cretina. Ti prego, non cominciare, ok? Senti, ho una domanda davvero importante per te. Allora, quanto puzzo? Beh, quasi quanto una discarica, direi. Oh, bene. Oh. E adesso? Che schifo. Ti piace? Tutti i ragazzi del locale ti stanno fissando adesso. Forse stanno fissando te. Non credo. Magari ti invidiano. Sono una ragazza, non un pericolo. Ci sono delle famiglie. Scusa. Scusa.
La prossima volta pensate ai bambini. Sì, come se tu fossi un bell'esempio. Ah, ci mancava solo questo. Una lesbica arrogante. Che cosa cazzo hai detto? Ellie, no! Via dalle palle. Non provare a toccarmi. Ehi! Basta. Vieni, facciamoci un giro. E loro? Preoccupati per te. Un po' d'aria ti farà bene. Stai bene, piccola. Che volevi fare? Non avrebbe dovuto... E tu, invece? Non mi serve il tuo cazzo di aiuto, Joel. Ok. Ehi. Ehi. Wow, era parecchio che non dormiva tanto, eh? Era stanco. Già. Sta bene. Torna a letto. Ne parliamo domattina, ok? Devo finire questa cosa. Tu non devi assolutamente nulla, Tommy. Non dormo più. Non mangio più. Non sono come te, Dina. Cosa? Credi forse sia facile? Per te e per lui io faccio quello che posso. Io ti amo. Dimostralo. Resta qui. Non posso farlo. E quindi dovrei starmene qui come una scema ad aspettarti, Dio solo sa quanto, con la Cristo di certezza che potresti essere morta. Non mi farò ammazzare. Certo, proprio come Jesse. Oh, Joel. Ehi, ferma. Ehi, non farlo. Ora abbiamo una famiglia. Lei non può essere più importante di questo. No. Questa volta non ce la faccio. La scelta è tua. Cerchiamo. Siamo stati qui la settimana scorsa. Hai sacrificato una pistola per questo. È una pista. Non può aver visto delle luci qui. Smettila. Io sono ottimista. Beh, io no. Vieni.